Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo test mod. Un test mod per console e per PC. Guardate che vi porto oggi. Guardate che oasi d'incanto, che posto paradisiaco. Dice: che mappa sei? Ma che mappa so? Quella di default. Ragazzi, ogni mappa con questo posizionabile può diventare un piccolo angolo di paradiso. Mi ricorda un po' la Mulino Bianco sta cosa. È il mulino ad acqua che avevamo già visto nelle varie anteprime, Summer News, Mod News. Voi sapete che chi segue Robby Mel è sempre informato, e quando esce una mod non è che fa porca miseria, non me l'aspettavo. Lo sapete benissimo che esce, perché Robby Mello vi informa sempre su tutto. E quindi questa mod mi aveva molto colpito già ai tempi, quando avevo visto i primi screenshot. Molto 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 bella, ben fatta, ben curata. È un mulino in tutto e per tutto, quindi portate i vostri cereali che si trasformano in farina. Ma lo preferisco rispetto a tutta quella americanata di default, sti mulini grossi, immensi. Veramente bello, bello, bello. Prima di cominciare, delle cose importantissime qua, mentre mi rinfresco un po' con questo caldo che fa. In descrizione, due canali importantissimi: il mio canale Twitch, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se volete aiutare Robertino a tirare avanti, a portare tutti questi contenuti, a sopravvivere, potete farlo con un abbonamento addirittura gratuito con Amazon Prime, se avete il Prime. Il mio secondo canale, RobbyMel81 Extra, dove porto praticamente tutto quello che riguarda gli altri videogiochi, vecchi, nuovi, retro gaming, future gaming, next gen, tutto quanto. Quindi venite a seguirmi anche di là, lo trovate in descrizione, RobbyMel81 Extra. E poi, ultimo ma non meno importante, il link affiliazione Giants, dove senza alcun sovrapprezzo, se siete da PC, potete acquistare tutto quello che riguarda farming ed aiutarmi così a raggiungere la partner oro. Più partner, diciamo, più divento importante a livello di partner, e più la mia voce, insomma, conta, e più ho anteprime, accessi anticipati e cose e novità anche da darvi. Quindi mi raccomando, amici, che se le cose poi le so io, automaticamente le saprete pure voi. Iniziamo a vedere questa meraviglia. Ovviamente menu costruzione, sotto menu produzioni. Eccolo qua, ragazzi, 30.000 euro, non costa nemmeno tanto. Se voi andate a vedere il mulino di default, costa 96.000. Questo, ragazzi, vi costa 30.000. Guardate che bello, guardate che bello. Mi raccomando, cercate di avere un'area abbastanza grandicella dove metterlo, perché è abbastanza grandino, perché come vedete c'è sulla destra il mulino, ma davanti c'è il punto di spawn dei pallet di farina. Adesso vi faccio vedere tutta la zona del mulino. Guardate che bella, guardate che bella. Il modder, ragazzi, ha fatto un capolavoro. Certo, sarebbe meglio posizionarlo dove c'è un corso di un fiume, così l'acqua non rimane ferma, così sembra un po' stagnante. Dice: come fa a muoversi la pala? Lo so, raga, ma non è che il modder vi poteva portare un fiume posizionabile, perché qua, per fare proprio le cose fatte bene, ci voleva il fiume posizionabile. Magari per fare una cosa più simulativa, più realistica, mettetelo, posizionatelo vicino a un bordo di un fiume, eccetera eccetera. Insomma, vedete voi. Questo è, insomma, è tutto il modello del mulino. Si apre pure, si va all'interno, e all'interno c'è veramente il punto vero e proprio dove attivare la produzione. Guardate che spettacolo, c'è anche la porta sul retro. Qua davanti c'è il punto scarico per le vostre colture, e qua spawneranno i vostri pallet. E andiamo a vedere lo scarico. Iniziamo a scaricare il frumento, quindi ecco qua lo scarico. Poi attiviamo la produzione, che poi vedremo i pallet finali. Ovviamente funziona come il mulino di default, quindi accetta tutta la roba di default. Andiamo un attimino all'interno, qua gestiamo il punto di produzione e attiviamo ad esempio in questo momento la farina di frumento. Una volta attivata, guardate che bella, la mola inizia a girare, guardate che spettacolo.
ma inizia a girare anche la pala fuori. Guardate qua, guardate la pala fuori che inizia a girare, quindi mola e pala. C'ha tutta un'animazione, mamma mia, sto sempre con i piedi a mollo, vabbè, tanto, tanto è freddo. E il mulino è praticamente attivato. Ecco, se proprio devo dare un piccolo demerito a questa mod, una nota negativa, è che spawna i pallet di default. Io avrei fatto spawnare i pallet, quelli in sacchetti che abbiamo visto nei mulini dei spagnoli, che era Hispanico Modding che aveva fatto quei mulini a vento che spawnava i sacchetti. Ecco, io avrei fatto una cosa così con i sacchetti, una cosa più artigianale, perché diciamo questo mulino qua non mi dà l'idea di una cosa industriale come questi pallet qua, queste cose qua, queste sono un pochino troppo industriali. Avrei messo appunto quella robina là. Però potete ovviare a questo, potete installare la mod quella lì di quei mulini a vento, poi andatevela a vedere, non mi ricordo il nome, ci ho portato un test mod, la trovate comunque, il test mod lo trovate qua nella playlist test mod, basta scorrere un pochino, trovate questi mulini a vento. Se attivate quei mulini a vento, il modello 3D, se li attivate nella partita, il modello 3D di quei sacchi dovrebbe sostituire quelli di default, e quindi vi potreste trovare i sacchi anche qui. Non lo so, è una prova, provate, tentar non nuoce. Per il resto devo dire che comunque è una bella mod. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi vi piace, se la userete, se vi convince. Insomma, commentate. Ringrazio tutti voi per essere arrivati fin qui. Ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, che consentono al canale di sostenersi, di andare avanti e portare tutti questi contenuti. Amici, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!